abbiamo scelto, non so se noi abbiamo scelto il concept ha scelto noi, nel senso che io era già da anni che ogni tanto qualche roba tipo cyber ce la infilavo, qualche rima così, perché comunque fondamentalmente sono un gran nerd e quindi ho passato la mia vita a guardarmi film tipo Blade Runner, tutte quelle cose là. Lui qualche anno prima mi aveva dato il CD del suo vecchio gruppo, che io comunque già conoscevo, che erano i Soliloqui, e già produceva dei beat con delle sonorità che comunque si sposavano molto bene con quest'idea che io ci avevo da un po' di anni di voler fare qualcosa di diverso, diciamo, dal rap, quello classico che faccio io. Ci siamo conosciuti nel tempo, siamo diventati amici, abbiamo capito che comunque le ispirazioni erano le stesse, diciamo, nel senso ci piacevano gli stessi film, gli stessi libri, comunque una corrente di letteratura un po' di fantascienza moderna, così. Niente, è capitato che io ho scritto un pezzo che si chiamava Cyberpunk State of Mind, e da lì abbiamo detto, senti, continuiamo, facciamone un altro po', e quindi abbiamo tenuto quella linea, perché io non volevo fare un disco d'anno, volevo fare comunque una cosa che fosse proprio diversa, diciamo, dal colle e tutto, e quindi ho detto facciamo una sorta di EP, concept album, tiriamo in mezzo il futuro, le visioni del futuro, tutte le nostre influenze, ho detto tu fai dei, cioè lui fa delle basi che sono proprio perfette per quella roba, quindi è nato molto abbastanza spontaneamente, diciamo. Dunque, il disco viene fatto praticamente in 10 giorni, si può dire, nel senso che da quando io ho registrato il primo provino di Cyberpunk State of Mind sono passati 10 giorni e mi sono ritrovato in studio da lui all'Aquila, e con praticamente questi 9 pezzi, diciamo, da registrare. Quindi è stato molto veloce, diciamo, la prima parte del concepimento. Poi il parto è stato lunghissimo. Siamo andati a fare dei suoni in Sicilia da Stocca, perché comunque diciamo altri motivi per andare in Sicilia, però abbiamo approfittato, poi Stocca in grande, un amico, quindi ci ha dato una mano a sistemare alcune cose. Abbiamo rifinito il tutto a Roma nello studio di Squarta. Sono passati tot tempo per capire e trovare la persona giusta per fare la grafica, e diciamo che quindi un disco scritto e registrato in 10 giorni poi ci ha messo più di un anno a uscire, a concretizzarsi. Allora, non abbiamo scelto Ciampa è una figura mitologica in cui una volta ogni 1000 anni alcuni individui scelti a caso dal cosmo ne vengono in contatto, quindi è nato questo incontro in realtà grazie alla sorella. Io conoscevo la sorella del Ciampa, che sapeva che stavo cercando un disegnatore, perché all'inizio avevo contattato Blu per fare la grafica di questo disco, però poi fra gli impegni suoi, i tempi del disco non ci siamo trovati, quindi stavamo continuando a cercare un disegnatore. Io conoscevo la sorella del Ciampa e mi ha detto che c'è un fratello che vive non so dove, perché non si sa dove vive Ciampa, non si sa dove vive Ciampa, e mi dice vai sul suo MySpace e guardati un po' i disegni che fa. E ho visto, mi piaceva una cifra, lo stile che c'aveva, ho visto che comunque pure lui disegnava cose un po' cyber, un po' fantasy, un po' così. L'abbiamo conosciuto, a quel punto siamo diventati suoi discepoli, perché quando conosci una persona come il Ciampa poi c'è da dire che è uno di quegli individui che parte per 5 giorni e va in un vecchio castello abbandonato senza acqua e senza luce per giocare 5 giorni ai giochi di ruolo dal vivo truccato da elfo scuro. Ci sono delle foto anche abbastanza compromettenti. Quando ho capito tutto questo, ho capito chi era Ciampa, è stato successo, siamo detto a lui. Cioè fa parte di noi. Ciampa in realtà stasera c'è, non lo vedete voi perché non l'avete incontrato in quel momento esatto. Non lo potete vedere, cioè. È qui. È qua. Sull'anime, ti dico sull'anime. No, bravo. Sull'anime era. All'inizio noi volevamo fare un video a cartone animato. Poi c'era proprio nata l'idea, ma facciamo il mini cartone animato tipo di un quarto d'ora di Artificial Kid con colonna sonora. E questo si è aggiunto all'infinita lista di cose che avrei voluto fare nella vita, e che per un motivo o per un altro, diciamo, non siamo stati in grado di farle.
l'ambientazione è sempre, cioè nella maniera più genuina proprio. Esatto. Cioè l'Aquila è ad oggi ancora un parco giochi post atomico, cioè un posto in cui è successo qualcosa evidentemente. Si sa pure quello che è successo, però è tutto congelato al giorno in cui è successo. Quindi l'ambientazione era una perfetta ambientazione cyberpunk. Oltretutto il testo stesso della canzone, proprio come una pellicola, ricopre esattamente quello che è successo e che succede più o meno da due anni a quelle parti, quindi è venuto in una maniera anche abbastanza naturale in verità. Sì, poi lui aveva fatto, cioè noi all'inizio volevamo fare il video di Cyberpunk State of Mind, quello il famoso video a cartoni. In realtà poi quest'altra figura mitologica che risponde al nome di Bruscaglione, mi pare, ci contatta su internet e ci dice: ho fatto questo video così, cioè fan made. Noi lo vediamo e rimaniamo folgorati da questo video, che è un'opera d'arte. Io non so quanto tempo ci ha speso. Ho perso anche i suoi contatti, cioè, a tutt'oggi non so chi è questa persona, so solo che gli ho detto è bellissimo, guarda, è una bomba. E quindi abbiamo detto: guarda, quasi, cioè quello per noi è diventato il video ufficiale di Cyberpunk State of Mind. Lui stava lavorando sui suoi progetti nuovi, mi chiama e mi dice: guarda, mi è uscito fuori un remix per La Verità che è una bomba, col pianoforte, col violino, con delle cose così, perché non ci facciamo un video? C'è un'amica che è Lidia che ci può fare questa roba, io la conoscevo, abbiamo cominciato a incontrarci, l'idea era buona, in più abbiamo detto facciamolo tutto all'Aquila, che due anni dopo ancora è praticamente... Sì. Come praticamente il giorno dopo quello che è successo, e abbiamo deciso, cioè ci piaceva come idea e l'abbiamo fatto. Quando sono arrivato io c'era già praticamente tutto, a parte forse il grigio di Cyberpunk all'inizio, però era già tutto fatto. Io conoscevo lui perché mi aveva presentato qualche gara mia, quasi tutte, quindi anni lì rappresentava lui. E niente, ci eravamo sempre detti, io ma facciamo qualcosa insieme, non di classico, ma un po' strano. Mi chiami e mi dice: guarda, sto facendo questa cosa con questo Stabio Boy, è un po' strana, ti passo lui. E sono andato giù da Stefano. Anche all'inizio doveva esserci solo su un pezzo, poi abbiamo fatto un altro, poi abbiamo deciso che era giusto fare un gruppo di amici. Allora, nel live intanto ci sono molti pezzi suoi vecchi, alcune basi non ci sono nel CD, comunque io, a me piace molto lavorare dal vivo più che registrare le cose, quindi comunque ho cercato di dare un'impronta proprio come se fossi anche un'altra voce che tentava di dire qualcosa, anche per essere più dinamico, che dice sempre. Le basi sono molto piene, però Stefano comunque riesce abbastanza bene a inserirsi, cioè comunque è un'atmosfera, se non ci fosse, quella che si intoppa a lui si sentirebbe parecchio. Quindi in realtà abbiamo provato molto prima di cominciare a suonare e poi ogni volta viene un po' tutto automatico, comunque siamo abbastanza... Cioè, working progress. Sì, sì, è sempre diverso, non abbiamo mai fatto uno uguale. Allora, la parte meramente strumentale di Artificial Kid è quella che poi crea un po' l'ambientazione nella quale contestualizzare il disco. In verità per me non è stato un grosso sforzo, perché quella roba mi veniva naturale farla. Adesso è un po' lontana da quello che faccio adesso, però cioè, è semplicemente quello che faccio adesso, un'evoluzione di quello che facevo prima. Però mi veniva perfettamente naturale perché io ascolto tuttora tutto. E quindi ho preso un po' qua, un po' là, la costellazione di musica interessante è abbastanza grande, di cose attinenti alle sonorità che volevamo utilizzare erano tantissime, quindi sia dai campionamenti al resto, diciamo che
ha attinto veramente dall'elettronica più classica fino a alcune cose funk, al contrario di quello che è un po'.